Il risultato delle oltre 100.000 firme ci fa molto piacere, ci onora e vorremmo ringraziare tutti coloro che con la loro firma hanno dimostrato quanto è forte il desiderio di una scuola statale nazionale di tutti e per tutti. Il gesto che è tecnico ma anche simbolico, cioè la consegna di queste firme al Senato, è un passaggio che adesso chiede con forza alla politica di schierarsi. In che modo l'arco parlamentare, sia le forze di governo sia le forze di opposizione, decideranno di schierarsi rispetto all'autonomia differenziata e alla scuola. Il personale, tutto, gli insegnanti e tutto il personale ATI, i dirigenti, sono anche elettori e quindi hanno tutto il diritto di sapere che cosa le forze di governo vorranno fare e che cosa le forze di opposizione intenderanno fare per arginare un'ipotesi che fa di un diritto universale come quello dell'istruzione in realtà un francobollo territoriale che proprio non ci serve. E l'esperienza ultima, drammatica, dell'Emilia-Romagna lo dimostra. In che modo ne potremmo andare a dire adesso voi vi salvate da soli o studiate da soli? Questo è un monito assoluto. Sono state raccolte più di 100.000 firme, la FLC-CGL si è spesa attraverso assemblee, incontri con le persone, tavolini in mezzo alle piazze. Abbiamo fatto un grande sforzo insieme al coordinamento, alle altre organizzazioni sindacali, insieme a gruppi spontanei, perché la gente, la scuola, i docenti, gli studenti, i genitori hanno detto no all'autonomia differenziata. Mettere una firma in presenza ha significato comprendere, essere convinti e sottoscrivere un progetto che vuole fermare la disgregazione del paese e vuole recuperare invece il valore della solidarietà nazionale. Cioè, noi abbiamo spiegato alla gente che perdere i diritti nel sistema di istruzione significa perdere l'identità di paese e non è accettabile, non è accettabile in una società che ha una competizione globale, ma non è accettabile anche per le pari opportunità in tutte le parti del paese, per cui la FLC-CGL e la CGL dicono convintamente no all'autonomia differenziata e continueremo in una mobilitazione importante che ci porterà ancora nelle piazze. Beh, oggi è stata una giornata importante per la democrazia e per tutti coloro che amano la nostra Costituzione. È stato un momento importante, dicevo, perché ha permesso di affermare con forza, presentando queste firme a sostegno del disegno di legge per, diciamo così, un riequilibrio, un mettere a posto le competenze che effettivamente ogni regione può chiedere e non in modo sproporzionato come si tenta di fare con altre proposte di legge che invece causeranno soltanto uno sfascio del Paese. Questo disegno di legge mette al sicuro la nostra Costituzione e assegna alle regioni ciò che effettivamente è possibile demandare a livello territoriale. Noi siamo felici di aver contribuito con la nostra federazione Gilda Unams alla raccolta di queste firme e siamo ben convinti di portare avanti questa battaglia per la tutela del sistema scolastico, del lavoro e del salario e della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla sanità. Pertanto continuiamo la nostra battaglia assieme a tutte le altre sighe, a tutti coloro e i cittadini che amano la nostra Costituzione.